Buongiorno, leggiamo da Matteo capitolo 18, versetto 3. Gesù disse: «In verità vi dico, se non cambiate e non diventate come i piccoli fanciulli, non entrerete nel regno dei cieli». Rimettere in discussione. La Bibbia insegna che l'uomo ricevette da Dio nel giardino di Eden tutto quello di cui aveva bisogno per essere felice sulla terra. Se guardiamo allo stato attuale dell'umanità, troviamo spesso infelicità e insoddisfazione. Spesso, considerando questa condizione, l'uomo accusa i problemi quotidiani, la società, Dio stesso. Ma è proprio vero che l'essere umano non ha nessuna responsabilità dei suoi guai. La visione che ha di se stesso non potrebbe essere distorta. Riflettiamo. L'uomo si crede libero, ma la Bibbia dice che è schiavo dei suoi desideri. Non si occupa della sua sorte eterna perché la ritiene una preoccupazione inutile. Cerca il proprio bene nei piaceri anziché godere nel fare il bene. Vede Dio come un nemico invece di accettare il meraviglioso dono di grazia che egli offre. Questo comportamento sconsiderato è la naturale conseguenza di un male che affligge il cuore dell'uomo e che nessuno può debellare con le proprie forze. Questo male rende l'essere umano cieco, falsa il suo giudizio, distrugge la sua volontà allontanandolo da Dio. Questo male è il peccato. Per essere felice, l'uomo ha bisogno di un cambiamento interiore. Questo cambiamento si chiama conversione. È l'accettazione, senza condizioni o scuse, del proprio fallimento morale. È l'atto con il quale ci si dichiara incapaci di cambiare la propria natura, confidando nel Signore Gesù per riceverne una nuova. È il pentimento per mezzo del quale, considerata la propria misera condizione morale, la creatura smarrita torna al suo creatore, il colpevole al suo salvatore, il figlio perduto alla casa paterna. La conversione spezza l'orgoglio dell'uomo, ma gli dà la vita eterna e gli apre un cammino di gioia con Dio. Che il Signore ci benedica.